Napoli, Beres Zinskin, i dettagli dell'affare. Napoli, il vantaggio è la distanza, da Corte Lambruschini a casa Giuntoli è una passeggiata anche salutare. E andandosene un po' a spasso, c'è persino il rischio di incontrarsi e chiuderla lì. Il pericolo, ammesso che ce ne sia uno, è la formula, ma le idee sono chiare. Le volontà sono scolpite nel marmo, e la scelta a questo punto va semplicemente espressa ufficialmente. Prendendo i moduli federali e autografandoli, penna, carta e calamaio, come si usava un tempo. Per spostare Alessandro Zanoli, 22, alla Sampdoria e consentire a Bartosz Berezinski, 30. In fin dei conti sa di gioco dello specchio sulle fasce, nel quale ognuno pensa a scorgere riflessi incoraggianti. Hamsik, pronto a chiudere la carriera a Napoli, appuntamento il mercato arriverà. Napoli e la Sampdoria si sono portati avanti, hanno avuto modo di chiacchierare di un affare a portata di tasca e di non darsi né fretta né scadenze. Però ad evitare anche inutili perdite di tempo. Ci vediamo la settimana prossima. Natale alle porte e lo shopping ci sta bene, Giuntoli è a Genova, dove vive. Rientrerà a Castel Volturno a momenti, porterà con sé ciò che si son detti con la Samp. L'analisi tecnica è pure quella economica finanziaria, e nel summit con De Laurentiis e Spalletti decideranno. Napoli, la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, chi rientra? Pronto per l'uso il Napoli nella sua storia si è avvicinata raramente agli over 30. Ma quella strategia stavolta può essere stropicciata da considerazioni diverse, Berezinski ha 200 partite circa in Serie A e oltre 300 in carriera con i club. Altre 50 le ha messe assieme con la nazionale, è un uomo collaudato, serio e discreto. Professionalità trasparente e capacità di calarsi immediatamente, senza aver pretese. In un contesto che insegue semplicemente normalità e professionalità. A gennaio. Ci sarà da affrontare un calendario che fa paura in campo ogni 4 giorni, poi si ripresenterà la Champions che finirà per assorbire energie mentali, sarà indispensabile il turnover e una consistenza caratteriale che il polacco sembra garantire a costi ragionevoli 1,2 milioni di ingaggio e con un prestito che sa pure di prospettiva. La condizione perché il Napoli ha già spiegato che Zanoli non verrà ceduto definitivamente. Né in comproprietà, ha solo bisogno di giocare, di accumulare partite, di maturare con le verifiche del caso. E di poterlo fare in un club che abbia spessore come la Sampdoria, ad un bivio esistenziale ma con quel fascino inestinguibile. Le intenzioni sono serie, però poi ci sono le variabili, imprevedibili, del mercato. Eventuali riflessioni contrarie, pericoli che sono avvolti nella nebbia. Scegliete in Turchia. E non solo, qualcosa è successo, Sirigu ha parlottato a lungo con De Sanctis. Che ha una porta spalancata per l'infortunio di Sepe, e che, potendolo, aprirebbe anche quelle del centrocampo ad M. Il Napoli non ha alcuna tentazione di intervenire, non si è scomposto, ha lasciato ai giocatori l'ultima parola, partirebbero solo se veramente lo volessero. Ma la stagione sta entrando nel vivo. Come dire, restate qua, ci sarà spazio per tutti. Forse anche per Contini, che potrebbe diventare il terzo, a prescindere da Sirigu. Virgola.